cosa manca? Un po' di asfodero in polvere. E voilà! Due gocce, due di ambrosia. Attenzione che questa è pesante. Oh. Oh. Forte l'ambrosia. E poi una piuma di... Eccolo qua. Ippogrifo, sì. Ippogrifo, la mettiamo intera. Eh? E voilà. Cosa manca? Beh, sì, anche un po' di sale, perché sennò i fusilli da soli non saranno da niente. E voilà. Bene. E la mettiamo qui a riposare. Ciao! Ciao, ragazzi, benvenuti. Grazie, anzi, per essere venuti. Io sono Pan di Fiaba e sono un mago conta storie. E vi ringrazio per essere venuti, perché oggi sono qui perché ho una missione importantissima per tutti noi. Voi dovete sapere che in questi giorni si sta imperversando sul nostro paese un bruttissimo temporale. Oh, uno di quelli che fanno un po' paura anche. Sì, lo so, lo so. Se guardate fuori dalla finestra, voi non vedete niente. Ma attenzione, perché è qui che non dovete farvi ingannare. Anche se non ci sono tuoni, lampi o fulmini, dovete capire che è un temporale invisibile e quindi è un nemico molto più pericoloso. E cosa possiamo fare per proteggerci da questo nemico invisibile? È semplice, amici. Stare a casa. Sì, e aspettare. Perché tutti i temporali, questo ve lo dice Pan di Fiaba, anche quelli più brutti, sapete amici, hanno una cosa in comune. Finiscono. Sì, finiscono. E quindi quel che dobbiamo fare è semplicemente aspettare. Certo, lo so, a volte aspettare può essere dura. Soprattutto quando, come in questi giorni, no? Quel dispettoso di Padre Tempo sembra divertirsi a rallentare le lancette e a far diventare le ore prima e poi le giornate lunghe, lunghe. Ma non vi preoccupate, amici. È qui che entra in scena il vostro amico Pan di Fiaba. Sì, perché io ho escogitato un piano e... Anzi, ve lo rivelo subito. La mia missione è questa, bambini. Con il vostro aiuto inganneremo Padre Tempo e faremo scorrere le ore molto più velocemente. Sì, e come lo faremo? Attraverso un viaggio fatto di storie che io vi racconterò. Se siete pronti possiamo già iniziare, eh? Iniziamo da... E da dove iniziamo? Oddio, quale storia scelgo io adesso? Effettivamente ce ne sono un mondo di storie che non saprei. Un mondo? Oh sì, Ideona! Ok, ragazzi, allora... Vi racconterò una storia per ognuno dei 5 grandi continenti che formano il nostro bellissimo pianeta. Una storia che ci racconti anche qualcosa dei popoli che vivono insieme a noi su questa terra meravigliosa. Dunque, però, da dove partire? Vediamo. Sbaf! Ah! Ma certo, ma perché non ci ho pensato prima? Mamma Africa! L'Africa, ragazzi, è la culla della nostra civiltà e quindi quale luogo migliore per partire con il nostro viaggio? Io devo solo però vestirmi un pochettino più adatto alla temperatura, quindi aspettatemi un secondo che mi metto in tema Africa. 3, 2, 1... E voilà, io sono pronto! E voi? Siete pronti? Bene, allora, ho deciso di raccontarvi una storia molto conosciuta tra i bambini in Africa. La storia della lepre e della luna. Se siete pronti vi chiedo di aiutarmi a fare una magia per entrare nella storia. Sì? Mettete le mani così e fate come me. Siccome la noia è un nemico feroce, scacciamola via con una bestia veloce. Vediamo già sporgersi dalla finestra un roditore birbante dall'aria maldestra. Apriamo la mente, liberiamo anche il cuore e cominciamo un bel viaggio verso l'equatore. Si comincia a sognare con la lepre e la luna. Ora si parte e buona fortuna.
Tanto tempo fa, la luna, regina indiscussa della notte, in uno dei suoi primi viaggi nel cielo, rimase colpita da una creatura che non aveva mai visto prima. Quella creatura era l'uomo. Alla luna questa nuova specie piaceva tantissimo. Provava per lei una simpatia incontrollabile e fu così che decise di farle un regalo. La luna aveva una serva che si occupava di esaudire ogni suo desiderio. Una lepre paffutella, sempre allegra, ma che purtroppo aveva anche un difetto difficile da ignorare. Aveva una memoria di burro. Non si ricordava mai nulla, nemmeno quello che gli era stato detto 5 minuti prima. Ma era piena di buona volontà e la luna decise di darle un nuovo compito. Lepre! Dimmi tutto, signora padrona luna! Va e annuncia a tutti gli uomini e le donne del mondo che come io muoio e rinasco, anch'essi moriranno e rinasceranno. Ricevuto, signora padrona luna! Non ti deluderò, signora padrona luna! Ma purtroppo la lepre, nel riferire il messaggio della luna, fece una gran confusione e infatti disse: Salve umani! Come state? Sono qui per darvi un messaggio da parte della mia signora padrona luna. È un regalo per voi! E sono sicura che ne sarete davvero tanto tanto felici! Il messaggio è che... Allora, il messaggio è che... Oh sì! Come io muoio e non torno un'altra volta in vita, anche voi morirete e non rinascerete più! Ecco fatto! Non serve che la ringraziate! Lei lo fa perché vi ama tanto! Ciao! Ciao, amici umani! A presto! Gli umani però, ovviamente, non gradirono il messaggio e cominciarono ad urlare alla luna arrabbiati. Maledetta luna! Maledetta luna! Cosa ti abbiamo fatto di male? Preferiamo il sole! Preferiamo il sole! Vattene! Quando la lepre fu di ritorno, la luna le chiese che cosa avesse detto alla gente. Ho detto così! Come io muoio e non torno un'altra volta in vita, anche voi morirete e non rinascerete più! Ma perché hai detto una cosa simile? Gridò la luna infuriata. Le tirò addosso un bastone, la colpì sul muso e le spaccò il labbro. Mi dispiace! Mi dispiace, signora padrona luna! Scusami tanto! E da allora le lepri hanno sempre avuto il labbro spaccato. E gli uomini muoiono e non rinascono. La luna però si rese conto che l'errore della lepre era stato un bene per tutte quante le creature del mondo. Se gli umani potessero morire e rinascere come me, in breve tempo la terra sarebbe così piena zeppa di uomini che non ci sarebbe più spazio per i grandi animali della savana, per i fiori profumati, i pesciolini colorati, gli uccelli canterini e soprattutto gli alberi, i nostri polmoni. La luna imparò che da un errore può anche nascere il bene. Richiamò la lepre al suo fianco e insieme ancora oggi vegliano sul sonno degli umani, le loro creature predilette. Ciao ragazzi, gli è piaciuta la storia? Spero di sì. Come?
È finita troppo in fretta. Ah, beh, non vi preoccupate. Un mondo di fiabe ha appena cominciato il suo viaggio. Ci sono ancora quattro continenti da esplorare. Quattro fantastiche storie da ascoltare con il vostro amico Pan di Fiaba. Per ora impariamo il nostro saluto tutti assieme. Anche se fuori infuria la tempesta, con un mondo di fiabe noi facciamo festa. Qui sotto la lampada il cielo è sereno e noi ci divertiamo ad aspettare l'arcobaleno. Ciuffi di lattuga, barbabietola e cicoria. Buonanotte a tutti e alla prossima storia. Ciao ragazzi, ciao! Cos'è questo? I fusilli! Oh, i fusilli, un'altra volta! Accidenti! Hey, hey, hey.